una pallina bianca è uguale a una pallina bianca. Una pallina bianca è diversa da una pallina nera. E nessuna delle due palline si è offesa. Strano. L'uomo, che ha il senso della giustizia, tende all'uguaglianza. Anzi, ha fatto un sacco di cose curiose in nome dell'uguaglianza. Per l'uomo l'uguaglianza è addirittura una malattia. Noi tutti diciamo, un bianco è uguale a un negro. Beh, forse il negro è un po' più marroncino. Oddio, non sono mica razzista, eh. Bisogna stare attenti. Meglio dire che un bianco abbronzato è uguale a un negro pallido. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. Fa paura, ripugna al nostro senso di giustizia che ci porta ad altre conclusioni perfettamente logiche. Per esempio, l'uomo è uguale alla donna. Uguale, uguale, uguale. Uguale. Oh, bella. Certo, non si può mica essere razzisti. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. È ideologicamente scorretta ed è encomiabile questo sforzo pazzesco di parlare sempre di uguaglianza. Ma talmente encomiabile che perdona a volte una certa trascuratezza del dato biologico. Certo, l'uomo è proprio uguale alla donna, tranne che per le palline. Basta! Bisogna avere il coraggio di dire che un bianco è diverso da un negro, che un uomo è diverso da una donna, che uno svedese è diverso da un siciliano. Gli unici simpatici in questo senso sono i tedeschi. A loro il concetto di uguaglianza non li ha mai sfiorati. Per loro è sempre stato chiarissimo che gli altri sono diversi. Solo che per i tedeschi, non so, magari sarà un fatto di lingua proprio, la parola diverso ha un significato un po' strano. Per esempio, per i tedeschi, gli ebrei erano un po' diversi e non andavano tanto d'accordo. Vabbè, una volta, adesso no. Adesso sono in ottimi rapporti. Sono dalla stessa parte. Purtroppo l'esperienza è sfavorevole alla parola diverso. Sarebbe bello usarla, ma appena la si dice, tac, 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 tac. Ma io dico, non si potrebbe essere diversi così, su un piano, tutto una base. L'ho chiesto al governo. Telefono al tuo governo e io, pronto! Scusi, non si potrebbe essere così. Sarebbe la sciagura di non avere buoni capi che si guidano democraticamente. Ahimè. Ho paura che moriremo con l'incubo del leader, del genio. A meno che... Tic, tic, in un posto qualunque si può dire dovunque, sembra proprio che sia nato un bambino. È un bambino normale, non è molto speciale, tranne il fatto che ha uno strano dentino e fa tic. La mamma né i dottori sanno cosa sia, non è previsto dalla scienza. Per capirci chiameremo questa anomalia il dente della conoscenza. Tic, e poi tic, e poi nella sua torre
tutta d'avorio. Il genio studia le sue carte, concentrazione, ispirazione, la sua cultura, la sua arte. In un dente anormale non c'è niente di male, ma per colpa di uno strano destino ci risulta dai dati che altri figli sono nati tutti quanti con lo stesso dentino. E fanno tic e poi tic e poi c'è chi dice che quel dente sia la garanzia di una precoce adolescenza. Per il latte della mamma hanno l'allergia, ma succhiano la conoscenza e fanno tic. Tic. E poi. Nella sua torre il genio studia di questi denti la ragione, guarda il problema tecnicamente e ne propone un'estrazione. Avanti con i loro dentini, sembra proprio che il tuo sangue li attiri. Non frequentano scuole, non consultano libri, danno morsi come fanno i vampiri. E fanno tic e poi tic e poi. E succhiando entra in loro tutto ciò che sai. Livellano l'intelligenza, la cultura e il suo potere sono in crisi ormai. Col dente della conoscenza han circondato anche la torre, il genio grida che non vuole, gli hanno succhiato un po' di sangue, non gli hanno mica fatto male, ma adesso sanno già tutto quello che sa lui, non se n'era accorto, ha perso il suo potere, è un uomo come noi, uguale, uguale, giustamente è morto. Sfiore, non so quanto sia emozionante, tu mi guardi e mi chiedi se sono presente, io penso alla nostra impotenza d'un gesto d'amore. Sì, quel senso vitale che un po' si conosce, qualche cosa di dentro che affiora, che cresce, la voglia di credere ancora ad un gesto d'amore. No, non dico l'amore che sappiamo un po' tutti. No, non dico l'amore che ci capita spesso. Per amare io devo conoscere e amare me stesso. Camminare in un posto, mangiare una cosa, sentire che sei in una stanza, adoprare le mani, toccare un oggetto, capire la sua consistenza, imparare a sentire il presente in un tempo così provvisorio, essere giusti su un metro di terra, sentire che il corpo è in perfetto equilibrio. Peccato, io non so mangiare, peccato, io non so dormire, non so camminare in un prato, non so neanche amare, peccato. Io ti sfioro e non so quanto sia emozionante, tu mi guardi e mi chiedi se sono presente. Io penso alla nostra impotenza d'un gesto d'amore. Io ti passo la mano sugli occhi un po' stanchi,
Poi mi accosto al tuo viso, al tuo seno, ai tuoi fianchi, e cresce la voglia di unirci in un gesto d'amore. No, non dico l'amore, che possiamo anche fare, ma l'amore. No, no, io con quelle lì non ci vado. Sono testacchioni. Sì, forse l'impostazione sarà anche giusta, ma ci sono troppe cose. Certo che il mondo va male. Vuoi che non lo veda? Sono più a sinistra di loro, io. È che loro sono ingenui, ignoranti, non hanno dubbi. Mentre io sono problematico. E prima di prendere una decisione, gli intellettuali sono razionali, lucidi e imparziali, sempre concettuali, sono esistenziali, molto sostanziali, sovrastrutturali e decisionali. E poi dicono gli intellettuali. È chiaro, noi siamo su un altro livello, vero? Loro invece vanno lì, pam pam, si picchiano con i fascisti, con la polizia. Cosa risolvono? Sono grossolani, non hanno sensibilità. Gli operai. O intendiamoci, io sono più a sinistra di loro, vero? Tanto non si risolve niente. To? Un po' di vento. E questa foglia che mi batte su un occhio? Agire, dicono, bisogna agire. Che fastidio questa foglia. Bisogna vedere come si agisce, se si può agire. Intanto batte, eh. Cosa posso fare? Non c'è niente da fare. Gli intellettuali fanno riflessioni, considerazioni piene di allusioni, allitterazioni, psicoconnessioni, elucubrazioni, autodecisioni. Che fastidio questa foglia, eh? Batte sempre più forte. Cosa posso fare? Non c'è niente da fare. Va a finire che perdo l'occhio. E Giuseppe? No, Giuseppe è un nostro amico che io non vedo da un po' di tempo. Lui sta lì vicino, lo vede tutti i giorni. Ho saputo che è stato male, ha avuto delle grane. E quindi vado lì e gli chiedo: come sta Giuseppe? E lui: vedi, il capitalismo, nella misura in cui è costretto a reprimere i focolai, si scontra con le sue contraddizioni interne. Sì, d'accordo, ma Giuseppe, so che, e lui, ormai lo sanno tutti, il peso che ha avuto la CIA nel golpe. Sì, lo so anch'io, ma Giuseppe, dico Giuseppe. Ah, forse tu non hai seguito. Ma Dayan usa i Phantom che ha avuto dagli americani e gli arabi hanno i SAM-6 lanciamissili che i russi hanno dato a Sadat. Sì, ma non era tuo amico? Chi? Sadat? Ma no, Beppe! Ma cosa vuoi che mi importi a me di Giuseppe di fronte al Vietnam, alla Cambogia? Io soffro per altre cose. Mi fa male il mondo. Gli fa male il mondo. A me mi fa male Giuseppe, la moglie. Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene
Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore, non conviene. Quando dico parlare di Maria, voglio dire di una cosa che conosco bene. Certamente non è un tema appassionante in un mondo così pieno di tensione. Certamente siamo vicini alla pazzia, ma è più giusto che io parli di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Non è facile parlare di Maria, ci sono troppe cose che sembrano più importanti. Mi interesso di politica e sociologia per trovare gli strumenti e andare avanti. Mi interesso di qualsiasi ideologia, ma mi è difficile parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Se sapessi parlare di Maria, se sapessi davvero capire la sua esistenza, avrei capito esattamente la realtà, la paura, la tensione, la violenza. Avrei capito il capitale, la borghesia, ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, Maria, la realtà, Maria, Maria, la realtà. Non si respira, manca l'aria. Una bombola grigia, bella, col bocchettone. Caro signore, oso dire in tutta coscienza che lei avrà modo di convincersi della piena convenienza e sensatezza a seguire le mie indicazioni e i miei consigli. Sono un amatore di bombole grigie, con bocchettone. Non si respira, manca l'aria, c'è come una cappa, non si sa perché. Strano, eppure si può far tutto. Abbiamo raggiunto il benessere, siamo liberi, ogni 4-5 anni si vota, si fanno le Olimpiadi, tutto normale. Se c'è qualche guerra è per far star meglio gli altri, tutto perfetto. Manca un po' l'aria, una bombola. Ci vuole una bombola. Ho provato anche con lo iodio la mattina sul mare, ma ci sono gli asmatici. Antipatici, presuntuosi, intuitivi, artisti. Dicono che sono stati i primi a non respirare. Una volta c'era un'altra aria sopra. Tutti più o meno potevano respirare. Gli asmatici, no. Devo riconoscere che sono all'avanguardia. Non mi interessa. Rimango un amatore di bombole grigie con bocchettone. Vede, mio caro signore, il respiro più è difficile, più è un'arte. Un determinato comportamento che per un praticante avventizio potrebbe apparire difficile, bocchettone a valvolo d'argento tipo enfisema 1, diviene estremamente semplice quando colui che lo attua occupa un posto di intelligenza e di esperienza nella nostra comunità asfittica. Questa tecnica più moderna di respirazione distrugge le meschine convenzioni dell'aria normale, quella vera, e va considerata dal punto di vista dell'opportunità offertaci di migliorare l'umanità attraverso una meravigliosa bombola grigia a bocchettone d'argento enfisema 1!
A questo punto, mio caro signore, per i nostri interessi, i costruttori di bombole non hanno esitato a mettere da parte tutte le sorpassate precedenti esperienze per innovarsi e prospettarci così, in tutta onestà verso i nostri bisogni, la favolosa super bombola grigia bocchettone d'oro e enfisema 2! Come possa fare effetto un uomo solo, abbandonato, dimenticato, dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello. Noi fuori dal cancello, noi che siamo normali, noi possiamo fare tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo fuori dai problemi della psiche, sempre in pace col cervello e con i nostri sentimenti. Così normali i nostri gesti equilibrati, non danneggiano nessuno, sempre lucidi e coscienti. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, siamo sicuri, siamo forti, siamo interi, e noi dall'altra parte del cancello. Un uomo, lo sguardo fisso, un uomo solo, alla ricerca di se stesso, un uomo a pezzi, così impaurito, così bloccato, dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello. Noi fuori dal cancello, noi che siamo normali, noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, possiamo avere un buon lavoro, una famiglia sempre unita, un'esistenza piena di rapporti umani. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che abbiamo gli strumenti per poterci realizzare con un titolo di studio. Si può viaggiare, si può avere il passaporto, la patente, il porto d'armi, la domenica allo stadio. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, noi prepariamo i nostri figli per domani, e noi da quale parte del cancello, da quale parte del cancello siamo proprio normali, noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi abbiamo gli strumenti per poterci realizzare con un titolo di studio. Si può viaggiare, si può avere il passaporto, la patente, il porto d'armi, la domenica allo stadio. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, noi prepariamo i nostri figli per domani, e noi da quale parte del cancello, da quale parte del cancello siamo proprio normali, noi possiamo fare tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, noi siamo normali, noi siamo sani, noi siamo normali, noi siamo sani.